Sale cinematografiche chiuse, ma il suo film continua a riscuotere premi dalla critica. Eh beh sì, Massimo, sono molto contento, grazie intanto per l'invito. Sì, abbiamo preso altri due bei premi, dopo il premio della critica a Siena abbiamo vinto il premio come migliore opera prima a Roma. E in questi giorni io come regista, Valentina Magazzù come migliore interprete femminile, Giovanni Schillaci, un ragazzo preso dalla strada, come migliore rivelazione, abbiamo vinto il premio Vincenzo Crocitti, che è un premio molto ambito a Roma. E quindi siamo arrivati a 7 riconoscimenti, perché insomma a Siena anche Valentina ha vinto il Seguso, che è un altro premio. Oh, Cuccio, io me ne vado. Piermo, non ne so, vinciate! Piermo! Piermo! Spera che le sale nei prossimi mesi riaprano e finalmente il film approdi al cinema con una continuità, perché in fondo eravate già approdati per qualche decina di giorni. Sì, siamo stati circa 15 giorni in piena pandemia, la gente aveva il terrore di andare al cinema, ma nonostante tutto il film si è difeso bene. E abbiamo deciso a un certo punto, visto insomma il decreto, di ritirarlo definitivamente al momento per aspettare tempi migliori, e quindi non è esclusa una programmazione quando tutto sarà possibile. Visti i successi che sta riscuotendo questo film dal punto di vista delle critiche, c'è qualcosa in programma non appena si tornerà a vivere nella normalità? Sì, sì, nell'immediatezza, praticamente per la fine di gennaio, per la prima settimana di febbraio inizieremo a girare un cortometraggio che mi è stato commissionato da americani, perché ho avuto anche questo contatto, infatti il film è nelle loro mani, preghiamo che vada tutto bene. Mi hanno chiesto di fare un piccolo film che sia il cenno a quello che sarà un lungometraggio, la mia seconda opera, e quindi per la prima settimana di febbraio gireremo sempre con la mia squadra questo cortometraggio a Palermo, perché noi non ci fermiamo, l'associazione culturale Mari per sempre da me presieduta cerca di non abbattersi e di continuare a fare bene il proprio lavoro. Benigno, vieni, vieni. Io sono Marco Risi. E tu come ti chiami? Francesco Benigno.